Bella a tutti ragazzi, sono Gaz, come va? Spero tutto bene. Questo video esce un po' di giorni dopo l'ultimo video riguardo la ricerca di casse nella regione di Mondstadt. Ho avuto un pochino di cose da fare, ma nonostante ciò ho cercato di streamare tutte le sere su Twitch, quindi se ancora non l'avete fatto vi invito a passare dal mio canale Twitch, streamo tutte le sere, ci divertiamo un botto, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Oltre a questo, vorrei sapere davvero tanto che cosa ne pensate di questa nuova intro che ho fatto. Ho cercato di trovare qualcosa di adatto a me, qualcosa di abbastanza sobrio, ma comunque abbastanza allegro, perché bene o male è questo che mi piace cercare di trasmettere, allegria. Quindi sono molto curioso di sapere che cosa ne pensate. In questo video mostro come prendere ulteriori 10 casse nella regione di Mondstadt. E devo essere sincero, penso che dopo un po' di questi video non ci sarà più bisogno di portarli, per il semplice motivo che con la reputazione delle regioni si sbloccherà il trovacasse. Quindi nel giro di 3 settimane di gioco, al massimo, questo se fate tutto quanto a difficoltà massima, nella sezione appunto della reputazione. Nel giro di 3 settimane, appunto, avrete la possibilità di sbloccare questo trovacasse. Io l'ho sbloccato per la regione di Lyon e devo dire è molto comodo. Alcune casse respawnano ogni giorno e il trovacasse è fantastico. È fantastico perché anche nei punti in cui già abbiamo preso tutto, ci mostra le casse che sono respawnate. Unica pecca, il trovacasse mostra soltanto le casse già visibili, quindi se c'è una missione nascosta, come per esempio sventola le foglie, oppure questa qui che si sta vedendo in questo momento, raccogli questo sunset qui di preciso, non ci indicherà la cassa, non ci dirà nulla, non reagirà a questa cassa perché non è visibile in quel momento. E quindi penso potrei portare un video soltanto, un video, comunque una serie di video, soltanto per questo tipo di casse che sono un po' tricky, che sono un po' più difficili da trovare. Quindi fatemi sapere magari anche su questo che cosa ne pensate, perché le casse appunto visibili sono facilmente trovabili, mentre quelle nascoste ce ne sono alcune dove proprio non trovo il senso. Cioè, proprio questa qui, raccogli la stanzetta, ma che senso ha? Vabbè, lasciamo perdere. Questo video giunge al termine. Porterò a breve altri video riguardo dove trovare casse. Mi auguro vi sia stato utile. Vi invito a lasciare un like, un follow e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!